ubriaca della moglie non gliel'ha voluta perdonare. Nemmeno sul letto di morte, vi rammentate? Le donne, non diciamole male, ma bisogna ammettere a malincuore che ce n'è col pelo alto così. Boh, a me pelosi mi garbano. Ma dico sul cuore, vischero. Ragazzi, a proposito di donne, mi sono innamorato. Di chi? Di chi? Di una... di una che gli piacciono le patatine fritte. Allora ho cominciato a fargliele in tutti i modi. Al fiammifero, a fettini, al bombolotto. Insomma, è andata a finire che si è innamorata anche lei. Quelle che gli piacciono le patatine fritte trombano bene, sai. Questo non lo so ancora, l'incontro clou è domani sera. Che giorno è domani? Perché? Il 15. Per la mangia. Soprattutto è domenica, Bischero. Giorno che chiudi il locale devi portare la Carmine a cena e al cinema. Porca puttana, me n'ero scordato. E ora come fo? Ci vado io. Ti porto una cartata di patate fritte e te la tampono. Bisogna ma tamponare la mia moglie, se no... Quella te la tampono io. Ragazzi, non scherziamo, sono le ultime cose serie della vita. Antani, com'è la supercazzola? Come? Blinda. E ora come fo? Che ci vuole? Tu le dici, Carmen, questa domenica si salta il cinema. In Italia l'uomo comanda ancora. No, l'uomo non comanda, l'uomo fa quello che gli pare, è diverso. Ah, gli fa il mazzo di rose, non gliel'ho mai fatto. Quello funziona sempre. Te le compro io, 2 dozzine. No, non t'allarga tanto. Una basta e ne avanza, 12. Rosse, scarlatte. Sì. Col gambo lungo. Ma con questo mi danno soltanto 12 piccecani gialli. Tieni. Adesso descrivici minuziosamente la ragazza delle patate. Guarda, ce l'hanno fatta agli Uffizi. Ritratto di Madonna. Sì, Madonna con Vecchino. Fa venire. Bellina. Peccato è un po' corta di gamba. Donna nana, tutta tana.